No, come mai Singers in the City? Beh, una nuova esperienza, un nuovo reality per farci crescere artisticamente e poi, siccome ci conoscevamo già in molti, abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo percorso tutti insieme. Ecco, cantante o cantautore? Cantante, sì. Però io faccio anche musical, quindi sono cantattore. Perfetto. Mariarca, prima esperienza nei talent? No. Ne ho fatti tanti altri, come dico qualche nome: Salerno Talent Festival, Campania Festival, e questa è un'altra esperienza che spero porti i frutti. Ecco, come mai partecipare a Singers in the City e come mai per voi giovani è importante partecipare a dei talent? È importante partecipare a dei talent anche per farci conoscere, perché è un modo per, diciamo, esprimere le nostre emozioni e far cercare di capire al pubblico quello che vorremmo fare un giorno. Il Singers in the City perché è una nuova esperienza, un talent diverso da quelli soliti, diciamo. Vincitrice del Festival Internazionale di Malta, adesso a Singers in the City. Sì, adesso a Singers in the City, che è una bellissima esperienza e sono davvero contenta di farla. Ecco, ma come mai è importante partecipare a un talent del genere e cosa ha di diverso questo talent da tanti altri? Sicuramente per fare esperienza, penso che anche alla giovane età di 18 anni o anche più piccoli bisogna affrontare i palchi e quindi confrontarsi con la gente. In questo caso Singers in the City ha un'organizzazione che mi sta a cuore, quindi persone che so che lavorano per noi ragazzi, quindi è bello poter partecipare avendo, diciamo, una stima di chi organizza un certo talent. Ecco, quindi un talent come un po' una sorta di scuola, di stage per il mondo della musica e per il palcoscenico soprattutto? Sicuramente, è una scuola. È sempre un'esperienza, quindi ti insegna a confrontarti anche con gli altri, anche con i ragazzi, impari da ognuno di loro. Rino Alfano, giudice di Singers in the City, terza edizione. Sì, ciao a tutti, sì, siamo alla terza edizione del Talent Singers in the City, molto carichi ovviamente, quest'anno ci saranno un po' di novità e abbiamo cercato di allargare quello che è un po' lo staff organizzativo. Avremo un ospite fisso che è Infernia Sinner, che è una drag queen che sarà ospite durante ogni live show e così darà la sua opinione sulla presenza scenica dei ragazzi. Ecco, tante novità ma anche tante conferme. Sì, le conferme sono sempre le stesse, ovviamente la location dove realizzeremo le live show, che sarà l'area eventi del centro commerciale Maximal, la TV che ci darà la possibilità di mettere in onda quello che è il talent che produciamo, la produzione televisiva che sarà Telecolore, e l'Accademia, quindi la Dialogue School Music, che sarà il tempio dove i ragazzi si incontreranno con i coach per prepararsi al live show. Premio, un inedito per il vincitore di questa edizione. Sì, il premio è quello, è la produzione di un singolo che poi verrà pubblicato sul mercato digitale, mondiale ovviamente, quindi una campagna promozionale del progetto che noi come 2080 eventi promuoveremo in prima persona, e poi una serie di opportunità di visibilità che vanno dalle radio alle TV, quindi anche ai locali in sostanza. Parlavamo con i ragazzi, i partecipanti, che quest'anno saranno 18, il talent è quasi come una scuola, un piccolo stage per affrontare il mondo della musica. Assolutamente sì, i primi obiettivi che noi cerchiamo di prefissarci sono proprio quelli, appunto, della formazione, quindi l'aggregazione sociale, la formazione, preparare i ragazzi a quello che può essere il mondo della musica fuori e non solo dentro un'accademia, e soprattutto che i Singers in the City possa essere un punto di partenza. Sì, buonasera, sarò opinionista fissa dal primo live del 10 novembre, quindi mi hanno scelto per questo ruolo, un po' ingrato perché mi hanno detto di dire veramente ciò che pensa, essere anche un po' cattiva. Quindi cosa dobbiamo aspettarci da Infernia Sinner ai live di Singers in the City? Diciamo, sicuramente non userò mezzi termini, quindi se una persona mi piace, poi facendo anche radio, quindi come ascoltatrice, possa anche dare un parere da parte di pubblico, quindi più di questo, ma non lo so, può essere che sono bravi, quindi. Giuria esperta, giuria, diciamo così, popolare, i ragazzi quest'anno saranno tartassati di giudizi, quindi sarà veramente dura emergere quest'anno. Sì, ma è anche giusto che sia così, perché c'è, comunque la gara è lunga, ci sono diversi talenti e chi deve primeggiare è un talento che mette d'accordo sia la giuria tecnica ma anche soprattutto il pubblico.
Singers in the City raddoppia, da un presentatore siamo arrivati a ben due, quindi oltre al veterano Maurizio Vessa avremo anche Carola Santopaolo. Ecco, Maurizio Vessa, seconda esperienza per te, questa terza edizione di Singers in the City? Sì, assolutamente, terza edizione, seconda televisiva. Io dall'anno scorso sono insomma entrato a far parte di questo grande organico e insomma non avrei potuto immaginare un Singers in the City senza di me, non perché io sia indispensabile, ma perché insomma l'ho tenuto un po' a battesimo nell'esordio televisivo e sono molto contento di continuare questo percorso. E quest'anno poi mi avvalgo della presenza di una bellissima ragazza, oltre che una cara amica, Carola Santopaolo, insomma, quindi sono veramente contentissimo. Bella e brava. Sì, contentissima di affiancarlo in questo viaggio, mi sto immedesimando nella parte, oggi addirittura ho fatto la mia prima lezione di canto, quindi ecco, come entrare in tema canzoni. Come ti senti ad entrare a far parte di questa famiglia che Singers in the City? È una famiglia fantastica, loro sono calorosi e mi stanno istruendo tutto quello che c'è da sapere per cominciare questo viaggio insieme. Cosa dobbiamo aspettarci da questa coppia che esploderà sul palco appunto della conduzione di Singers in the City? Ci aspetteremo sicuramente delle belle, di sicuro delle belle da tutte e due. Un po' di scintille, io non sono uno molto dolce di sale, non renderò la vita facile a Carola, però ovviamente fa tutto parte di un grande gioco, perché poi in realtà nella vita io e Carola siamo molto amici, però ogni tanto ci punzicchieremo. Oltretutto quest'anno c'è anche la presenza di un'altra punzecchiatrice di professione, che è Infernia Sinner, quindi ne vedremo delle belle, ne vedremo delle belle. Cercando scenari molto più importanti di questi, sono di una positiva gioia. Un clima di armonia, di divertimento, soprattutto perché è un format, ma è soprattutto un gioco che tutti quanti noi stiamo vivendo e che i ragazzi devono prendere come un siamo detti, quindi mi permetto di dirlo, perché ovviamente i punti di arrivo possono essere altri, che non devono durare un giorno, ma devono durare 10 anni, 20 anni. L'artista non si vede nel breve, si vede nel lungo, e a tratto a lungo, come un proseguo grandissimo, ma soprattutto un ottimo inizio da Singer in the City, e grazie a voi per avermi permesso di essere qui. E ci divertiremo tantissimo, come è già successo l'anno scorso, anzi quest'anno io credo ancora di più, perché vedo veramente dei ragazzi molto motivati. Questo campo lo faccio da un bel po' di anni. Ovviamente la mia questo campo lo faccio da un bel po' di anni. Ovviamente la mia pretensione è quella di un genere musicale che possa essere un po' più vicino al musical, ma un musical reale, nel senso musical. Non entrerebbe mai nella loro casa se non portata e indotta da un personaggio.